quella vi piace. Va bene, perfetto. Quella non è una Bibbia, quella è un computer. È la Bibbia moderna. Scusate il fondo. Ci siamo? Genesi 20, 13. Possiamo leggere? Forte? 20, 13. E avvenne che... È Abramo che parla, eh? Ah, ok. E avvenne che, quando Dio mi fece errare dalla casa di mio padre, gli dissi, questa è l'amorevole benedizione. Ok. E Abramo dice, e avvenne che, quando Dio mi fece migrare dalla casa di mio padre. Qui è il Abramo che sta parlando e ricorda di quando Yahweh, secondo l'interpretazione normale, è andato a chiamarlo in Ur del Caldei e le ha detto, adesso tu vieni con me perché andiamo a combattere in terra di Canaan e a prenderci dei territori là. Bene, lì c'è scritto, e avvenne che quando Dio mi fece migrare. Peccato che in ebraico, e quindi è singolare, peccato che in ebraico non sia scritto così. Sta qui la Bibbia scritta in ebraico. Questi qui sono i libri sui quali, nei quali c'è anche il mio lavoro. E sapete cosa dice quel versetto lì? E fu che, come che fecero vagare me gli Elohim da casa di mio padre. Cioè in ebraico è plurale. Quella traduzione lì non è sbagliata, perché non esiste traduttore al mondo che commette un errore del genere. È falsa. Non è sbagliata, è deliberatamente falsa. Genesi 35,7. Quindi vuol dire, se è vera quella regola lì, di quel professore lì, che parla tanto bene di me in rete, allora vuol dire che a chiamare Abramo fuori dalla casa non è stato Dio, ma sono stati gli idoletti di pietra, che poi saltellando gli hanno fatto fare il giro della terra di Canaan. 35,7. Quindi riedificò un altare e chiamava il luogo El Betel, perché lì il vero Dio gli si era rivelato al tempo in cui fuggiva da suo fratello. Qui è Giacobbe che parla, suo fratello Esau. E edificò la Mitzbeach, cioè insomma altare, e chiamò il luogo El di Bet-El, poiché là si erano fatti vedere a lui gli Elohim. Lì c'è scritto il vero Dio. Il vero non c'è neanche nell'ebraico. E qua tra parentesi. Cioè non c'è. Ah, ecco, meno male, hanno avuto un po' di. Un rigurgito di dignità l'hanno avuto. Un rigurgito di dignità l'hanno avuto. Chissà, ah, va bene, ok. Leggiamo la CEI. 35,7. Ma lì è il computer. È quella blu che ce l'ha. Lì egli costruì un altare, poi leggiamo quella lì. E chiamò quel luogo El Betel, e Betel vuol dire casa di El, perché là Dio si era rivelato a lui quando fuggiva dalla presenza di suo fratello. Solo che non è Dio, sono gli Elohim che si sono fatti vedere da lui. Così, se non ricordo male, qualche passo prima è Dio che dice vai e erigi là un altare al Dio che si è mostrato a te quando fuggivi da Esaù, qualcosa del genere. Io una Bibbia di Gerusalemme a casa, mi sono dimenticato di portarla a casa. Qualche passo prima, e non mi ricordo, cioè, posso un attimo vedere se sì, no, se lo tocchiamo. Però mi sembrava che era proprio Dio che gli ha detto vai, quando sei là, erigi un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi da Esaù. Vabbè, se lo troviamo, ok, va bene. Comunque l'importante è capire. Un'altra cosa ho notato nella Bibbia che stavo leggendo, perché ci sono alcuni passi che sono
c'è scritto che è sbagliato, ma non viene corretto. Nel senso, quando si parla di El Shaddai, cioè Dio Altissimo, sì. C'è scritto di Melchizedek, se non sbaglio, sì, okay. Sacerdote, ecco. C'è scritto sacerdote Dio Altissimo, e sotto in piccolino c'è scritto Dio Altissimo, la traduzione sbagliata, El Shaddai sbagliato, perché sarebbe Dio della montagna o Dio della steppa. Però cavolo, non l'hanno scritto nell'originale. E la stessa cosa anche per, non so se ne parlerà, dello Zelema o dell'Apostola. C'è scritto che è sbagliato. Però sbagliato, ma lo conosciamo. Non pensavo. Anche perché la gente già non legge la Bibbia, figuriamoci se legge le note. Solo una cosa, la teoria della creazione. Sì. Come, da dove sarebbe arrivata? Ci arriviamo subito. E mi aggancio soltanto un attimo a questa cosa qui perché è importante. Quindi allora, presi due esempi, no? Cioè di come sia il plurale, viene tradotto al singolare. E poi c'è qualcuno che dice, ma Biglino non si accorge neppure che quando è singolare, peccato che è plurale. C'è poco da accorgersi. È plurale. Allora, se è vera quella regola lì, a Giacobbe non si è presentato Dio, tantomeno il vero Dio, fra parentesi, ma gli Elohim di pietra. Che camminavano. E si sono fatti vedere da Giacobbe. Ha citato l'amico, ha citato Melchizedek. Quando, diciamo così, gli Elohim sono andati a chiamare Abramo e gli hanno detto vieni con noi che andiamo in terra di Canaan, così dice l'ebraico, lo portano da Melchizedek, che significa Melech Tzadok, cioè re giusto o re di giustizia. E dice la Bibbia che abbiamo in casa che Melchizedek era Cohen, che è un termine che viene tradotto con sacerdote, ma Cohen non significa sacerdote come lo intendiamo noi, significa colui che opera per conto di un El, ma non per salvare anime, perché lì non c'erano anime da salvare, opera proprio come governatore locale. E dice appunto che era Cohen di El Elyon, di questo qui, Cohen di Elyon in Shalem, che viene tradotto con Gerusalemme. E si dice che, e dunque Abramo viene portato da questo qui perché? Perché deve ricevere l'imprimatur, cioè diciamo l'autorizzazione ad operare direttamente dal grande capo. Adesso poi vediamo come viene rappresentato il grande capo. Dal grande capo. Allora lo portano dal suo rappresentante sul posto. Questo qui, quindi Melchizedek, gli dice ok, quindi il grande capo ti benedica, eccetera, eccetera, eccetera. E che lui fosse il grande capo lo si capisce dal fatto che Abramo gli deve dare la decima, cioè gli paga una tassa. Non la paga a Yahweh, la paga al grande capo, che stava molto al di sopra di Yahweh, ma proprio tanto, 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 tanto. Bene, nella Bibbia dei Masoreti c'è scritto che Abramo a un certo punto dice ho alzato la mano davanti a Yahweh El Elyon, creatore del cielo e della terra. Cioè la Bibbia dei Masoreti tenta di farci credere che Yahweh è El Elyon, creatore dei cieli e della terra. Prendiamo i codici più antichi, cioè il testo dei testi di Qumran. Innalzo oggi, sempre Abramo che parla, lo stesso versetto, la mia mano a El Elyon, signore della terra. Quindi non è Yahweh, non è creatore, ma è il proprietario della terra. Cioè i Masoreti qui ci hanno raccontato una balla grossa come la casa. Ci vogliono far credere che Yahweh fosse El Elyon, fosse il creatore, così poi arriviamo alla creazione. Ma ci hanno raccontato un'altra balla. Perché nei testi di Qumran non c'è neppure scritto che era a Shalem, ma che era a Shalin. E Shalin è una località vicino a Nablus, in Samaria. Ora, anche chi conosce soltanto i Vangeli sa quali erano e quanto fossero conflittuali i rapporti tra la Giudea e la Samaria. No? Non si potevano vedere a vicenda. Allora, quando la Bibbia è entrata nel possesso, nel dominio, sotto il controllo, diciamo, del pensiero giudaico, quindi del sacerdozio di Gerusalemme, quindi Giudea, che creava il suo pensiero, non potevano accettare che il rappresentante del grandissimo capo fosse in Samaria.
Allora, Shalin l'hanno fatta diventare Shalem. Facciamo finta. Perché con la Bibbia possiamo solo fare finta. Cioè, ci sono tutte queste cose qui che sono bellissime, che sono affascinanti, no? Perché aiutano a capire che cos'è effettivamente la Bibbia. Il concetto di creazione nella Bibbia non c'è neppure filologicamente, perché il termine bara, cioè la parola alla radice bara, non significa creare mai in nessuna lingua semitica. Bara significa intervenire sulla situazione preesistente per modificarla. Prego? No. Per modificarla. Quindi non c'è mai la creazione è una, di nuovo una traduzione frutto di un pensiero teologico. Cioè la teologia cosa fa? Cosa ha fatto e cosa continua a fare? Elabora l'idea di Dio. Attribuisce a quell'idea tutta una serie di attributi, significati, caratteristiche e poi passa i secoli a discutere su quell'idea di Dio e su quei significati che lei stessa gli ha attribuito. Quindi la teologia è un pensiero che pensa a se stesso, perché non ha l'oggetto di studio. Vuol dire, qualunque teologo serio dice di Dio non sappiamo nulla. Cioè, di Dio noi diciamo delle cose, non sappiamo delle cose. Ok? Che è una cosa diversa, dire delle cose da sapere delle cose. Allora è chiaro che nel momento in cui si elabora l'idea di Dio, io prendo appunti ma ho più casino negli appunti che nella testa. Quando si elabora l'idea di Dio, dopodiché è ovvio che bisogna, come dire, poi adattare i testi a quell'idea lì. Ed è per questo che poi diventa necessario utilizzare la categoria della teoria, della metafora, perché ci sono tutta una serie di cose, adesso poi ne leggiamo qualcuna, che con Dio proprio, cioè non solo non c'entrano, ma proprio cioè non possono coesistere. Ecco, esattamente. Per esempio, c'è l'idea, poi vi faccio vedere di che cosa si occupava esattamente Yahweh. Diciamo questo, adesso come concetto generale. In Genesi 15:18 Yahweh dice ad Abramo: io vi darò, quindi terra promessa, tutta la terra che va dal fiume d'Egitto, quindi dal Nilo, all'Eufrate. Si era fatto prendere un po' dall'euforia, no? Perché cioè, è riuscito a prendere qualche fazzoletto di terra in Canaan, dal Nilo all'Eufrate, ma non sono mai sognati neanche per un attimo di riuscire a fare una roba del genere. E quindi questa era la promessa. Scusi, ma Giosuè 10. Scusi, ma chi è che si presenta ad Abramo? È Yahweh? Non ne sono assolutamente sicuro. Ah. Potrebbe essere benissimo un altro Elohim. Un altro Elohim che difatti si fa chiamare El Shaddai, non è conosciuto come Yahweh, è chiamato come El Shaddai. E tant'è che poi dopo, Yahweh dopo, tutte le volte che si presenta, lui ha il bisogno di dire io sono quello là. Ma ha sempre il bisogno di dirlo, perché forse non lo era. Perché forse non lo era. Scusi, io ho trovato quel passo che è il 35 prima 35? 1 sì. Dio disse dopo ciò a Giacobbe: levati, sali a Betel e dimoravi e fa lì un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi da Esaù tuo fratello. Ok, allora, a me è sembrato proprio che parlasse di un altro Dio, cioè, vai lì e fallo allora intanto appunto, dire, qui, sono Dio. Qui è Elohim il termine, va Yomer Elohim a el Jacob, esattamente, quindi è Elohim, quindi non dice qual è il Dio che ha parlato. Potrebbe addirittura essere, come dire, il gruppo degli Elohim. Vi spiego? No? Anche perché questi erano spesso in gruppo. E quindi, e qui il verbo è...